Amici di Chiasso TV, buongiorno. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione, Gianfranco Vestuto, che saluto. Buongiorno, direttore. Buongiorno, buongiorno a lei. Ecco, Gianfranco Vestuto è co-direttore di alcune testate molto importanti, soprattutto in questo periodo, Russia News e Eurasia News, che sono un punto di osservazione molto, ma molto importante per quello che riguarda il mondo. Al di là di quella specie di cortina di ferro del XXI secolo che ci stiamo costruendo in questi anni, purtroppo, per cui è una testimonianza molto, ma molto importante di quello che succede dall'altra parte. E in più, in quest'ultimo periodo, ha anche dato alle stampe un libro di cui parleremo molto in questo collegamento, perché è un libro che racconta parecchie cose. Ecco, direttore, ancora buongiorno, ancora grazie per la disponibilità. E ci Buongiorno. dica un po', la sua testimonianza su questo muro, cortina di ferro che ci stiamo costruendo. Ci dica qualcosa. Intanto buongiorno di nuovo. Io, diciamo, ormai sono 14 anni che diciamo, ho un focus giornalistico proprio sull'area eurasiatica. Ho diretto per 3 anni Nascia Gazzetta, che era un giornale molto importante nazionale, che usciva anche in edicola, sempre sull'eurasiatica, ovviamente sulla Russia. E poi da 11 anni, fatti proprio pochi giorni fa, abbiamo dato vita all'iniziativa di Russia News, che è un focus ancora più particolare sulla Russia, ed Eurasia News, che è un supplemento sempre registrato al Tribunale di Venezia, dove diciamo, ho vissuto per 3 anni, e quindi da lì è partita questa iniziativa. E questo ci ha permesso, mi ha permesso, a me e ai miei collaboratori, le persone, i colleghi che scrivono con me, di poter, insomma, vedere il mondo eurasiatico e quindi e la Russia di Putin soprattutto in una maniera sicuramente un po' più distaccata. Non vorrei dire neanche di parte perché non mi sono mai ritenuto come molti ormai si utilizzano, si etichettano, se filo putiniano, ma non è così. Insomma, intanto l'approccio è stato sempre asettico di maniera prettamente giornalistica e questo insomma mi ha penso che debba essere un attimo il modo in cui dovremmo noi vedere soprattutto la Russia, che è un paese che è sempre stato amico, ma soprattutto culturalmente e storicamente è stata sempre vicino, diciamo, all'Italia. All'improvviso, con l'inizio di questa operazione militare scattata nel febbraio del 2022, insomma, ci sono capovolte queste amicizie, no? E all'improvviso anche poi gli stessi governi, l'Unione Europea ha preso delle posizioni che poi sono completamente in antitesi con quelle che erano state fino a poco fa. Insomma, questo è il discorso. Da qui, insomma, ecco l'iniziativa di cui poi parleremo del libro Da Putin a Putin, che vuole analizzare un po' questo percorso, ripeto, particolare sulla Russia di Putin e vuole dire quello che noi abbiamo osservato in maniera così appunto semplice, prendendo le cose buone che secondo me ci sono da parte dell'azione di Putin, che comunque bisogna dire che da grande, diciamo, statista ha preso un paese qual era la realtà dell'Unione Sovietica, lo ha trasformato in un paese ricco, creando soprattutto dei legami economici con altri paesi. Perché quello che bisogna dire è che non c'è un'azione politica classica come noi la possiamo intendere qui, diciamo, in Occidente, di destra o di sinistra, non la possiamo inquadrare così quella di Putin. Io penso che Putin sia un uomo che anzitutto abbia fatto e continui a fare il bene del suo paese, facendo stare bene i propri cittadini. E questo l'hanno capito anche nelle ultime elezioni presidenziali, quando alla gente che chiedevano: ma lei perché vota Putin? Perché in questo momento non c'è nessuno che possa sostituire Putin come uomo. Magari se ci fosse stato qualcun altro al posto suo, le cose sarebbero andate diversamente. E se fino ad oggi non è no, questo, diciamo, conflitto, come io l'ho definito sin dal primo momento, con l'Ucraina, non si è allargato ulteriormente, penso lo si debba molto alla capacità anche di saper mediare questa azione in un sistema geopolitico internazionale veramente molto ma molto complesso. Ecco, questa è la premessa generale per poter capire un attimo qual è l'azione e qual è il contesto in cui, ecco, si sono andati a raccontare questi eventi, queste diciamo, esperienze anche personali che ho messo, diciamo, in questo libro. Da tenere presente che io già nel 2014 partecipai come osservatore internazionale
per il referendum della Crimea, poi ho partecipato al referendum di adesione alla Federazione Russa del Donbass, quindi nel 2022. Quindi, insomma, anche sul campo mi sono reso conto che le cose non stanno come poi si è voluto raccontare, e si continua, diciamo, a raccontare, ahimè, in maniera, diciamo, sbagliata. Io però credo che dalla parte, diciamo, dei paesi occidentali, dall'Italia, ma anche altri paesi, ci sia un sentimento che non è rappresentato da quello che molti governi vogliono rappresentare. Quindi la gente percepisce questo benessere. Gli scambi commerciali, che sono poi la parte importante, come dicevo, di tutta questa cosa con la Russia, sono sempre stati importanti. Ma al di là di quello che sono le forniture energetiche, ci sono tanti scambi, sono tante aziende, anche italiane, che sono in Svizzera, che continuano a cooperare. Insomma, ecco, che sono anche in Italia, che sono dappertutto, insomma. Quindi questo, la cooperazione economica, secondo me, è culturale, ovviamente, è quello che è il focus principale che anima i rapporti, ma come è giusto che sia, poi tutto sommato, quando c'è il benessere economico, quando c'è questo, va bene. Quindi queste sanzioni che poi sono state introdotte dall'Unione Europea, secondo me, sono andate ad incidere in maniera negativa su quello che è il rapporto, diciamo, di questi paesi, danneggiando molte aziende, quando invece c'era bisogno di fare tutt'altro. Ed in questo i paesi, diciamo, europei, che economicamente sono un po' l'anello debole di questa Europa, diciamo, tra cui anche l'Italia, devo dire, perché poi alla fine i numeri sono questi, insomma, sono disastrosi, di rapporti chiusi economici, di materie prime che scarseggiano, soprattutto anche qui in Italia, che non hanno potuto trovare, diciamo, ristoro in quelle che sono le naturali. Faccio un esempio: il legno, l'alluminio, che sono materie utilizzate in paesi come appunto l'Italia, dove la manifattura è tra i primi posti, ma il legno viene utilizzato in vari ambiti, e adesso questo si è bloccato o viene addirittura saltato con una serie di procedimenti che implicano le famose, diciamo così, triangolazioni, no, con altri paesi per far passare questi materiali. Per non parlare poi del turismo, che è in effetti una cosa assurda, limitare, diciamo, i voli, gli scambi turistici. Se pensiamo che in Italia, per esempio, c'è il 33% del turismo internazionale è di matrice russa, quindi c'è stato un danno enorme. E quindi questo, io valuto questo tipo di discorso, e il danno che ha provocato, che alla fine doveva danneggiare, diciamo, la Russia, invece ha danneggiato proprio l'Europa e i paesi europei. Questo è il discorso. Nonostante questo, come risulta anche da parecchi dati economici, in effetti paesi come la Francia e la Germania hanno continuato invece a fare, diciamo, economia e transazioni commerciali con la stessa Russia. Quindi erano per le sanzioni in sede europea, di Unione Europea, ma erano poi, tra virgolette, sovranisti poi quando si trattava di fare il bene dei propri paesi. Insomma, questa è un po' la situazione, il quadro di quella che è stata l'analisi, ripeto, concreta, di dati alla mano, di quello che è stato questo, di quello che è attualmente il rapporto. Quindi noi ci auguriamo che veramente si possa ripristinare gli antichi e proficui, diciamo, scambi commerciali in tutti i settori. Questo è il vero, è la vera cosa. A parte il discorso dell'azione di guerra, che questo non fa bene a nessuno, perché poi sappiamo bene che le famiglie, soprattutto in quell'area dell'Ucraina, ma anche dalla parte dell'est, con la Moldavia, con la Romania, con tutti questi paesi, sono misti, e quindi i russi, c'erano famiglie, insomma, per metà anche in Ucraina, per metà russa e per metà ucraina. Quindi anche lì è stata una cosa che gli stessi ucraini hanno cominciato a capire, che poi la cosa non funziona bene. Che dire, come sempre, i governi fanno spesso delle azioni dettate dalla politica e dagli scenari geopolitici internazionali, e però il popolo, la gente, poi in effetti non condivide sempre queste scelte, capendo che quando c'è un danno ha proprio, diciamo, che ricade proprio sul proprio paese. Questa è la sostanza della questione, quello che possiamo dire, e che abbiamo cercato anche un attimo di sintetizzare in questo libro, dove raccontiamo molte esperienze, interviste fatte a Dugin, interviste fatte sul discorso del referendum. Abbiamo intervistato anche il professor Bassani dell'Università di Milano, ecco, sul discorso del referendum, dove si è parlato di referendum farlocchi, ma non mi è sembrato, lì c'erano 1.000 osservatori internazionali,
che erano, provenivano da tutti i paesi, compresa l'America. Quindi loro hanno invitato tutti, come si fa? Quindi hanno, utilizzando quello che è il sistema e il principio internazionale dettato dallo statuto dell'ONU che prevede l'autodeterminazione dei popoli quando questi lo richiedono. Sono fatto il referendum, hanno votato, dove è il problema? Insomma, questo è il discorso. Quindi credo che questo sia il quadro in cui dobbiamo, diciamo, ragionare se vogliamo parlare di un ritorno, diciamo, ecco, ad una normalità che ci auguriamo, soprattutto, e che chiaramente tutti aspettano anche un po' quelle che sono le elezioni americane del prossimo novembre, per capire poi lo scenario come si va a concludere, perché ormai si è capito che non c'è più un blocco Russia e America, ma ormai il competitor lo sappiamo bene, sono tre, c'è la Cina che dice e dirà anche la sua in questo, diciamo, in questo nuovo assetto dell'ordine mondiale, molti lo hanno definito, insomma, ecco che il mondo multipolare, quello che poi abbiamo cercato di spiegare nello scenario generale, come si inquadrano questi rapporti, visti soprattutto dai paesi appunto occidentali della nostra antica Europa. Ecco, lei ha parlato di Putin, di mondo multipolare, che in effetti sono praticamente il titolo del libro che ha appena pubblicato, Da Putin a Putin, in un mondo multipolare, con uno speciale Donbass, che è un altro tema che ha toccato. Ecco, ma mi interessava esplorare un po' il personaggio Putin, perché di Putin si dice sempre è una ex spia, è un ex agente del KGB, quindi lo si descrive sempre come praticamente la persona che agisce nell'ombra, coperto, mascherato, gli occhiali neri, la barba finta. Però da quello che ho letto nelle poche pagine che ho avuto modo di vedere del suo libro, Putin è come origine decisamente una persona, un politico completamente diverso da quello a cui siamo abituati qua in Occidente, dove ormai siamo abituati a dinastie di famiglie di politici che si susseguono l'una dopo l'altra. Mentre invece Putin è il classico uomo che viene neanche dal basso, da ancora più sotto. Certo, es esattamente questa è la problematica. Ecco perché quando dicevo all'inizio che questa osservazione che dura da 14 anni, ci ha permesso anche di cogliere poi le sfumature, no? Per capire le persone, queste sfumature di vita anche quotidiana del personaggio fanno capire proprio quello che lei diceva, che una persona, a parte che si capisce che viene dal basso, ma soprattutto una persona molto amata dalla gente, dalla popolazione. E scene viste dove, insomma, questa gente se lo abbraccia, cammina tranquillamente in mezzo alle persone, tutti lo cercano, se lo accarezzano, vecchi, giovani, bambini. Quindi questo fa capire quanto sia alta la popolarità. Se la paragoniamo alla popolarità dei politici nostrani, occidentali, dove oggi io dico, ecco, faccio l'esempio dell'Italia, per esempio, dove i politici devono camminare con scorte esagerate e non riescono neanche ad avere poi questo contatto col pubblico in quanto vengono contestati continuamente. Io questo non l'ho mai visto, insomma, ho visto scendere dalla Putin improvvisamente da un'auto, dall'auto dove viaggiava con la scorta, e mischiarsi insieme ad un gruppo di motociclisti e bersi una birra insieme a loro in maniera semplice, scherzare, ridere, lasciare andare. Questi sono gesti che poi, voglio dire, fanno capire dove c'è poco di propaganda, ma c'è molto di vita reale. La vita reale è l'osservazione delle persone reali, molto attente ai giovani, ai bambini, al futuro del proprio paese. Questo fa capire che persona, come si inquadra Putin anche come persona, è perché è amato ed è perché poi i suoi consensi, come abbiamo visto, sono da plebiscito popolare, se vogliamo. Questo, tutte le volte che sono stato in Russia, ho avuto il privilegio di poter, insomma, vedere sia come osservatore o come giornalista, mi sono reso conto diciamo, di questo, che non c'è una forzatura nel costruire un personaggio, appunto, come lei diceva, di tipo quello viene dal KGB e proviene. No, non è assolutamente questo. È uno che ha uno staff, si è circondato di uno staff di persone molto, molto validi, in primis tutto Lavrov, che è un signor ministro degli esteri,
e che è fondamentale per un paese come la Russia, e poi i risultati si vedono. Ecco, se, vediamo le operazioni fatte con il BRICS, per esempio, ne erano 6, adesso sono quasi 30 paesi, le operazioni fatte con i paesi africani, la scuola, la Shanghai Cooperation con la Cina, il riuscire a tenere, diciamo, amica una Cina che poi scalpita, che ha un problema demografico enorme, quindi ci sono tante. Ecco, mettere insieme tutte queste persone ed empaticamente essere una persona che riesce ad entrare come dire, nel dialogo con queste persone e con questi leader anche di altri paesi, fa capire, insomma, che tipo di uomo e che tipo di persona e che tipo di spessore politico ha Vladimir Putin, insomma, che al di là delle dicerie e delle sciocchezze che si dicono, anche perché queste sciocchezze, io le ho sentite dire appunto dal febbraio del 2022, ma prima si diceva tutt'altro. Io ricordo, durante il periodo della pandemia in Italia si sono scappellati tutti, compreso il Presidente della Repubblica Mattarella, il Ministro degli Esteri del tempo, e tutti a ringraziare per gli aiuti umanitari. La Russia si è sempre stata vicina ai popoli, com'è giusto che sia, insomma. Poi all'improvviso, ecco, per qualche dettato, chiamiamolo così, internazionale, per una strategia internazionale che è cambiata, e hanno cominciato a fare un mainstream che, insomma, veramente scandaloso, ma è scandaloso giornalisticamente, perché il compito del giornalista è sempre quello di raccontare la realtà. Insomma, ecco, io lo dico sempre, lo ripeto, perché questo è il fondamentale. Quindi poi ci può stare che uno può avere una visione, diciamo, differente, però in realtà non si può travisare. È come per dire, hanno travisato addirittura delle traduzioni, quindi cose che non ho mai visto, insomma, da questo punto di vista. Poi c'è tutto, capiamo come è variegato anche il mondo del giornalismo, che dovrebbe raccontare alla gente i fatti e far sì che poi la gente possa farsi una propria idea delle persone, degli accadimenti, delle scelte politiche, delle scelte economiche. Insomma, questo è un po' il discorso. Ecco, però, direttore, Putin non è esattamente un giovincello, alla sua età. Starà anche bene fisicamente, mentalmente, di certo non è nelle condizioni psicofisiche di un Joe Biden, decisamente senile, ma Putin è ancora ben messo fisicamente, però alla sua età. C'è qualcuno dietro di lui? O la Russia, finita l'era Putin, si troverà ad avere a che fare con la successione? Beh, io, diciamo, questa è una domanda molto, molto pertinente a tutto il discorso, perché poi che Putin in questo momento abbia il massimo del consenso raggiunto in tutti i suoi anni, diciamo, dal 2000 ad oggi, con l'interruzione della presidenza di Medvedev, tutti si fanno, no? Questo genere diciamo, di domande. Ed è quello che dicevo prima, quando veniva chiesto alla gente: ma perché vota Putin? Perché non c'è un vuoto, no? Noi non sapremo, anche perché anche lo stesso Medvedev, ma sicuramente non ha come dire, la capacità di mediare dello stesso Putin. Quindi anche il popolo russo si chiede, che veniva appunto dalle esperienze negative sia dell'Unione Sovietica, ma anche degli altri presidenti che ci sono stati, dice: ma chi potrebbe poi sostituire Putin? Perché sicuramente lui avrà ancora, almeno a parte la parte fisica, però siamo tutti quanti attenti al fatto che la Russia è in questo momento, in questo mondo, come l'abbiamo definito, multipolare, è il centro economico, politico, insomma, di tutto questo, dell'attualità, insomma. Come dire, l'Europa stretta tra una parte dell'Eurasia, che ormai è una realtà, l'Eurasia, e l'America che verrà, che non sappiamo ancora appunto che tipo di svolta, se avrà una svolta, se non ci sarà una svolta, al di là di Biden. Voglio dire, sappiamo bene che molto spesso i presidenti, soprattutto in America, vengono scelti come dire, come rappresentanti, ma di fatto poi è l'elite, diciamo, politica, economica, che poi è quella che comanda e gestisce tutto. Quindi queste sono delle domande che tutti si fanno, perché questo
è il vero punto interrogativo del futuro, è che ruolo avrà, come dicevo prima, attenzione, la Cina in questo tipo di, di nuovo assetto, diciamo, mondiale. Putin ha una classe politica di cui si è circondato veramente molto in gamba, è cresciuta in questo organico così politico, strutturale, veramente di grande livello. Però da qui ad avere la capacità sia empatica, sia di saper, diciamo, governare nella maniera giusta, ce ne vuole. Quindi non c'è un altro Putin, ma questo penso sia un problema anche di tanti tanti altri stati, insomma, ecco, anche in Europa. Quindi questo è il discorso, come in Germania è stato per la Merkel, che comunque, insomma, è durata molti anni, no? Che non sono tutti quanti gli statisti, lo stesso Berlusconi in Italia, insomma, che poi tra l'altro era molto molto amico di Putin, insomma. Quindi credo che sia un vero problema. È meglio in questo momento, secondo me, concentrarsi sul ricomporre questa enorme, diciamo, frattura, e soprattutto trovare le modalità giuste per arrivare non a un disequilibrio che si vorrebbe ricreare con delle spinte all'Inghilterra, all'America, ma a un nuovo equilibrio che comunque metta in condizioni, diciamo, i popoli di dover proseguire il loro percorso nella maniera giusta. Guardi, io, proprio ritornando al mondo eurasiatico, insomma, ho collaborato con vari paesi dell'Azerbaigian, che se vogliamo è uno dei paesi ricchissimi, che fornisce anche gas, per esempio, anche in Europa, passando per la famosa tappa, no? Il gasdotto che passa per la Puglia. E l'Azerbaigian è un paese che fino a 10-15 anni fa, insomma, era come se fosse una piccola, diciamo, regione, però, insomma, oggi è tra i primi 10 paesi sviluppati al mondo. Sono stato in missione ultimamente in Uzbekistan. Sono paesi che hanno avuto uno sviluppo pazzesco e che quindi hanno beneficiato anche di questa grande capacità, che viene riconosciuta allo stesso Putin, per tornare a lui, di sviluppare anche i paesi di quest'area eurasiatica, che in effetti molti di questi facevano parte dell'ex Unione Sovietica. Quindi la Russia ha sviluppato per sé, ma ha dato sviluppo anche agli altri paesi, ha dato un esempio, una possibilità di collaborazione anche agli altri paesi. Questo, secondo me, è la vera capacità che ha avuto Putin di sviluppare la cooperazione, di far sviluppare anche gli altri paesi vicini. Quindi l'Eurasia ormai è una realtà, anche i suoi ministri funzionano già come un ente autonomo, e bisognerà vedere, ecco, appunto, non vedere uno scontro, una nuova, come dire, sintesi di cooperazione tra proprio l'Europa e questa Eurasia, in cui nell'Eurasia mettiamo anche la Cina, che, insomma, al momento sembra andare d'amore e d'accordo con la Russia, ma sappiamo bene che la Cina, pur dicendo no, noi miriamo ad avere un equilibrio su Taiwan, le cose che noi conosciamo, insomma, di tutto quello che è il disequilibrio attuale, però la Cina ha un problema, come dicevo prima, demografico, in cui che è difficilmente, diciamo, risolvibile, insomma, da questo punto di vista. Quindi consideriamolo come un paese che ha un'aggressività sicuramente celata attualmente, e frenata dalla presenza di Putin e della Russia di Putin, che potrebbe improvvisamente abbandonare qualora questo equilibrio che ha trovato con la stessa Russia di Putin venisse meno. Insomma, ecco perché dico, poi vediamo cosa accade anche a novembre nelle elezioni americane, perché quello sarà un passaggio importante, perché che Putin avesse vinto le sue elezioni presidenziali con un plebiscito, ma questo si sapeva, insomma. È stato folle e anche disonesto, secondo me, parlare di una Russia in decadenza, di una Russia in difficoltà. È una sciocchezza, non è questo assolutamente. Direttore, abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione. La ringrazio tantissimo per la disponibilità e per tutte le cose che ci ha raccontato. Come ha detto, ripeto, lei ha un punto di osservazione che è molto importante perché permette di vedere al di là di questo muro, di cortina di ferro che è il XXI secolo che ci stiamo, anzi, che ci stanno costruendo, perché in realtà Costruire. gli europei come persone non vogliono questo muro, questa nuova cortina di ferro, vogliono poter
lavorare e avere contatti con i russi, che dopotutto sono europei. Non dimentichiamo che la Russia fa parte della famiglia europea e della famiglia cristiana, quindi c'è un legame di sangue, di cultura e di storia con questo territorio. E gli europei vogliono continuare ad averli con questi legami, al contrario dei loro governanti. E speriamo che, magari puntando sull'appuntamento novembrino negli Stati Uniti, ci possa essere un cambio di paradigma e di politiche. Speriamo, anche perché in effetti da questa guerra non abbiamo niente da guadagnare, è tutto da perdere. Assolutamente. La Dicevo, ringrazio speriamo in un ancora. nuovo, prego, prego. Dicevo, speriamo in un nuovo equilibrio. Questo, insomma, penso che sia l'augurio di tutti, che tutti ci facciamo, insomma, in un nuovo equilibrio mondiale, insomma, beneficio di tutti. Grazie Grazie mille, direttore, buon a lavoro voi, grazie a voi per e a l'opportunità. Buon risentirci lavoro. per eventuali altri incontri. Grazie. E di nuovo, buona giornata.